l'Associazione degli Agricoltori che il 1° marzo scorso aveva compiuto, in occasione dell'anniversario dell'alluvione del marzo 2011, aveva compiuto, diciamo, un'azione di pressione nei confronti della Regione Basilicata, occupando, diciamo, la segreteria dell'assessore dell'agricoltura. In quell'occasione facemmo l'incontro con incontrammo l'assessore all'agricoltura, incontrammo il presidente De Filippo ed ponemmo una questione molto chiara in quel momento. Dicemmo: bene il lavoro fatto fin qui, pur con tutti i limiti che abbiamo sempre sottolineato, ma bene l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, bene i 14 milioni e mezzo di euro per il territorio, ma fin dal primo momento noi abbiamo detto: in ogni caso servono risorse anche per incominciare a dare risposte all'emergenza dei privati che sono stati colpiti dall'alluvione. Questo era il punto fin dal primo momento. Voglio ricordarvi che durante i giorni dello sciopero della fame, quando arrivò l'ordinanza, il giorno prima tutti i sindaci del Metapontino, tutte quante le istituzioni che sono sempre state al nostro fianco e tutto il comitato in assemblea, assumemmo l'ANCI e così via, assumemmo un ordine del giorno che diceva chiaramente sì all'ordinanza, sì alla messa in sicurezza dei lavori sul territorio, ma sì anche all'impegno di dare risposte ai privati. Okay? In quel momento noi andammo a porre questa questione, che era passato un anno e non vedevamo ancora la soluzione. Lì sono stati assunti degli impegni, l'ha assunto il presidente De Filippo, l'ha assunto l'assessore Mastro Simone con la sua struttura. Dopo un periodo, diciamo, complicato dal punto di vista anche di come è stata costruita, oggi, mercoledì scorso, è stata assunta la delibera dalla giunta regionale che stanzia quel 1 milione di euro che abbiamo, diciamo, su cui il presidente De Filippo personalmente si era impegnato e l'assessore Rosa Mastro Simone. Noi quel giorno abbiamo ottenuto questo. C'è stato un periodo di qualche mese di lavoro, non è stato semplice né reperire il 1 milione di euro, questa è la verità, e né costruire l'impianto che ci ha permesso di arrivare a questa operazione. Oggi lo incassiamo la delibera, siamo venuti formalmente a prendercela. Sulla delibera voglio dire tre cose secche e rapide, perché non voglio fare lunga, poi dirò una cosa semplicemente sul futuro. Sulla delibera io dico che questa è una delibera importante al di là dei numeri, perché 1 milione di euro a fronte dei bisogni di quel territorio sono comunque piccola cosa, ma è non solo un segnale, è un segnale importante sul merito, ma anche per il metodo come è costruita la delibera, perché si muove dentro una grande difficoltà di misure che non ci sono, di un quadro legislativo che ci sfugge e di un quadro anche nazionale di risposte sulla questione delle alluvioni che viene sempre meno, che sfugge, non ci sono risorse, viene smantellata la legge nazionale, il fondo di solidarietà nazionale e così via. È chiaro che muoverci in questo quadro è un quadro complicato, quindi aver portato a casa questo risultato è un risultato importante soprattutto dal punto di vista del metodo e del fatto che si sia fatta. Viene disposto un fondo, 1 milione di euro articolato in due fondi. Intanto il primo elemento, diciamo, le cose importanti sono queste. Prima di tutto c'è una individuazione di un'area epicentrica. Voi ricordate che noi ci siamo sempre battuti perché questo fosse uno strumento fondamentale, perché l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri riguarda la dichiarazione di stato di emergenza, riguarda innumerevoli comuni del territorio regionale, perché nei giorni dell'alluvione sono stati colpiti Calciano, Venosa, frane, smottamenti, quindi ci sono tutti dentro praticamente. È chiaro che noi abbiamo detto: bene, noi non facciamo la guerra fra i poveri, non diciamo questo sì, questo no, ma diciamo si stabilisca un criterio di priorità. C'è un elemento di priorità che è l'area maggiormente colpita, dove l'acqua è arrivata a 2 metri, 2 a 3 metri d'altezza in alcuni punti, quell'area ha subito i danni maggiori e deve essere prima delle altre risarcita. Poi tutti, se ci sono le risorse, hanno diritto. Non abbiamo mai posto un problema a Mesia, te no, mai fatto un ragionamento di questo tipo. Ma certo ci sono le priorità, guai se così non fosse.
in accordo con l'assessorato dell'agricoltura, questo è forse il contributo più importante che noi abbiamo rilevato all'assessorato dell'agricoltura, è stato fatto la delimitazione dell'area epicentrica. Quindi c'è un criterio che individua alcuni fogli di mappa, alcune zone precise che sono collocate fondamentalmente nella foce, in un tratto ampio della foce del Bragano e in un tratto diciamo della foce del Basente, in un piccolo tratto della foce del Cavone, come le aree epicentriche. Questo è il primo dato, quindi questa delibera insiste in quel territorio. Dopodiché quel migliore, altri punti importanti sono che questo milione di euro viene orientato a chi? Alle famiglie, e alle famiglie di chi vive nelle aree rurali, quindi alle famiglie di chi lavora la terra, quindi sia agricoltori che braccianti. Questo è un altro elemento importante che abbiamo aggiunto, naturalmente sulla base di criteri di priorità, perché siccome parliamo comunque di migliaia di soggetti in quel territorio, spandere un milione di euro su migliaia di persone è assolutamente, come dire, prendere in giro le persone. Quindi, posto che noi dobbiamo lavorare per arrivare al pieno riconoscimento del risarcimento dei danni per tutti quelli che ne hanno diritto, si tratta anche qui di incominciare da qualche parte. Per arrivare alla fine di un percorso bisogna fare i primi passi. Se non fai il primo passo non arrivi mai alla fine. La valla di Matera, che è una fondazione, lucana, che opera sull'intero territorio regionale, di cui è presidente Don Basilio Gavazzeni, affidare a questa fondazione la gestione di questo fondo sulla base di criteri che la convenzione, la delibera definisce e che attribuisce alla fondazione, nel rispetto della normativa e così via, la possibilità di gestire questa cosa. Chiudo dicendo, noi siamo impegnati adesso a fare in modo che questo milione di euro diventi operativo il prima possibile. Quindi il comitato si attiva immediatamente a partire da oggi per istruire le domande, le pratiche, lavorerà con la fondazione per creare le condizioni di facilitazione di tutto il percorso in modo che il percorso sia il più spedito possibile, perché noi dobbiamo assumere un dato politico fondamentale. Fra gli atti istituzionali e le risposte che si danno ci deve essere una, diciamo, un elemento di legame stretto. Se le cose arrivano dopo che la gente è morta, non servono. E quindi noi già siamo oltre il tempo massimo, quindi adesso siamo tutti impegnati. Stamattina abbiamo ricevuto la delibera dell'assessore, abbiamo chiesto all'assessore di fare in modo, noi faremo la nostra parte, istruiremo le pratiche, le faremo in modo che siano il più documentate, il più trasparenti, il più precise possibile, che del tutto deve essere funzionante. Lo faremo come comitato, come abbiamo sempre fatto il nostro lavoro, essendo sicuramente elementi di, diciamo, di garanzia per i cittadini di quel territorio. Lo dico non perché devo incensare il comitato, perché oggettivamente è così. Chiediamo alla giunta, naturalmente all'assessore e alla presidenza, di fare in modo che quando arrivano poi le domande si creino le condizioni perché ci siano le risposte nel più breve tempo possibile. Evidentemente ci potranno essere dei problemi anche per la natura del provvedimento, che è un po' innovativo, quindi ci potranno essere dei problemi. Noi dobbiamo lavorare strettamente insieme per vedere, parte istituzionale e parte sociale, di superare anche eventualmente difficoltà sulla base di criteri oggettivi che dobbiamo trovare, non di soluzioni vere, che devono funzionare in modo che tutto funzioni. Questo è il milione di euro. Nel frattempo il presidente, il commissario De Filippo ha chiuso la fase dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri. Io cito, ricapitolo i dati finali di questa operazione. Per noi, prima ancora, insieme ai soldi, era importante avere un dato certo di che cosa stiamo parlando, di che cosa parliamo in Basilicata, di un danno accertato di 300 milioni e 20 mila euro per l'alluvione del marzo 2011, quindi un danno enorme per un territorio piccolo come il nostro, un danno enorme, enorme, 300 milioni e 20 mila euro. Quindi non era il comitato che gridava al lupo, qui ci sono 300 milioni di danni sul territorio. Se considerate l'area di Marina di Ciginosca, sommate 180 milioni, stiamo parlando di mezzo miliardo di euro in un territorio che è difficile districare dal punto di vista economico. Si può fare dal punto di vista amministrativo, ma insomma questo è un problema vero su quel territorio. Stiamo parlando quindi di un danno grande.
enorme da far tremare i polsi dal punto di vista degli obiettivi che ci dobbiamo dare, ma c'è un dato, diciamo, confortante, che sono i danni, io la metto così, ai privati. Quando parliamo di danni ai privati, sono tre cifre che dobbiamo ricordare. Circa 12 milioni di euro per la parte, circa 11 milioni di euro per la parte dei danni alle aziende agricole. Circa 9 milioni e mezzo di euro per le attività economiche non agricole e 1.750.000 euro circa per le case di prima abitazione. Stiamo parlando di circa 23 milioni di euro di danni, che è una cifra che è affrontabile dal punto di vista, diciamo, dell'obiettivo di dare risposte ai soggetti. Se a questo aggiungiamo i 14 milioni e mezzo di euro già a disposizione del commissario che stanno andando in lavorazione sulla messa in sicurezza del territorio, su cui faremo un'altra conferenza stampa, adesso non voglio mischiare tutto quanto il mondo, noi diciamo che con circa 40 milioni di euro, di cui 14 e mezzo più uno li abbiamo già trovati, noi siamo in condizioni probabilmente di dare una risposta che non risolve tutto, ma risolve, dà un impatto significativo in quel territorio per una risposta che, se non ci fosse stata l'iniziativa in campo del comitato e del rapporto con le istituzioni, sarebbe ormai diventato nel dimenticatoio una cosa archiviata senza che nessuno ormai se ne poteva dare più. Ringrazio l'assessore, ringrazio il presidente della giunta che ci ha dato l'opportunità di mettere in relazione il nostro ruolo, quello di Comitato per l'iniziativa con il racket e contro l'usura, in un impegno concreto, che di questo si tratta. E noi dovremmo e dobbiamo lavorare sul concreto. Aver individuato un percorso, certamente se non ci fosse stato l'intervento della Giunta, benevolo io direi, ma anche lungimirante, perché attenzione, l'anno scorso personalmente scrisse una lettera al Presidente della Repubblica perché le risorse, diciamo la miseria dei 100 euro per la benzina, venissero trasferite totalmente diciamo, al danno, per riparare in qualche modo il danno provocato dalla natura. Fui attaccato da più parti, però io permango in quella idea. Noi non possiamo così distruggere risorse. La Regione Basilicata e il Presidente della Giunta hanno visto, certo, le risorse saranno poche, ma queste sono, io credo che dobbiamo fare i conti. Ma il dato importante per noi è che sono due elementi: la coerenza del nostro impegno volontario, perché è il nostro impegno volontario, i nostri impegni per l'attività di interdizione al racket e alla usura, e la presenza in questa, diciamo, operazione della Fondazione Monsignor Cavallo. La Fondazione è uno dei pilastri grandi su cui si regge la nostra attività e noi siamo tranquilli per questo, perché sappiamo benissimo la serietà, la correttezza e l'impegno, il sacrificio con cui Don Basilio Cavazzeni affronta quotidianamente i problemi, non del racket e dell'usura così come, ma per prevenire, affrontando i problemi reali, concreti. E quindi noi siamo, in qualche modo, soddisfatti per questa uscita, una piccola uscita di sicurezza per i problemi posti lì. Collaudiamo subito l'ossigeno pure il malato pubblico, di questo si tratta. E io, per questa accelerazione data, ringrazio voi, il Comitato, e ringrazio il Presidente e l'Assessore adesso, perché appunto è l'Assessore che prende in prima persona questo problema, e certo è difficile, è complicato, però con la buona volontà, la lungimiranza, porta a risolvere le nostre storie. Bene, qualche volta che noi diciamo grazie a chi sta all'inizio di questa grande battaglia. Quindi, caro Gianni Fabris, bene che io qui, onestamente, non avendo nessun legame con te, dica grazie a te per quanto hai fatto. Hai saputo ridestare
in queste popolazioni provate, qui vi è la rappresentanza, il dovere di una resistenza, di una resilienza, mettere in moto tutti gli elementi che tengono vivi un protagonismo civile. Cosa difficile per il nostro mondo contadino, che spesse volte ha conosciuto il passaggio dei manutengoli saccheggiatori preposti alla manutenzione del voto e basta. Hai saputo organizzare, hai saputo tenerli insieme, hai saputo insegnare ragionevolezza, perché il primo incontro che noi avevamo qui in fondazione, io stesso ebbi l'impressione, ecco, che non ci fosse ragionevolezza e che la disperazione manifestata avesse una qualche forma di istrionismo, per cui ebbi il sospetto che qualcosa poteva essere falso. Invece poi, ecco, così si vive da cittadini. La ragionevolezza, la misura dei problemi, lo stare insieme, il non pensare al proprio particolare, per dirla con un minimo così di smalto culturale. Ecco, grazie Gianni per questo. Importante quello che tu hai detto, hai sottolineato il grande valore simbolico di questo atto, rarissimo, impossibile, insperabile in una stagione culturale, non solo locale ma italiana, in cui tutto sembra franare, niente riesce a controllare, tutto viene rimandato. Poi, siccome esistono gli immensi problemi, quelli che pure sono grandi ma sono locali, rischiano di finire dimenticati, buttati in un lato. Tanto dicono anche magari le autorità locali, la gente è impegnata con monti e noi non ci scocciano più di tanto. Invece qui mi ha portato a casa un risultato. La fondazione si mette a disposizione in perfetto disinteresse, l'ho detto sin dall'inizio, ci atterremo perfettamente a ciò che voi ci indicherete, saremo severi, saremo probi, saremo comprensivi, saremo tempestivi. Più di questo non ho da dichiarare. Ringrazio voi per il buon esempio e per il caso raro di civismo che avete dato a noi tutti lucani. Grazie. Non voglio mettere nessun cappello su questo ottimo risultato che abbiamo portato a casa, perché è un risultato di Gianni Fabris e di tutti voi. Io con voi ho partecipato, ho manifestato sulla Ionica, abbiamo bloccato il traffico, eccetera, eccetera, però lì ho potuto vedere e verificare, diciamo, il problema, che i problemi c'erano e ci sono. Quando a me mi hanno coinvolto, io ho subito aderito, perché ho pensato alle famiglie, alle difficoltà che le famiglie potessero avere in questa situazione, e ho dato la mia disponibilità come associazione, come esperienza. Io voglio soltanto ricordare che la Diconsum è la prima associazione dei consumatori a livello regionale ed è stata anche l'associazione che ha promosso la chiusura in Basilicata insieme a Don Basilio Cavazzini. Quindi le esperienze che noi portiamo avanti, che mettiamo come dire, a vostra disposizione, è enorme. E vorrei dire a Gianni, concludendo, spero che questa collaborazione continui, perché in effetti c'è tanto da fare sul territorio e soltanto collaborando insieme, no, riusciamo a portare avanti
delle idee e ad avere dei risultati. Ok, grazie Gianni. Allora io considero Gianni nella sua correttezza ha preceduto una doverosa precisazione. È vero che noi siamo stati incalzati molto, io sono assessore da soli 5 mesi, nessuno sfugge neanche 5 mesi, e quindi ci siamo ritrovati con un problema che è un problema serio. E, il problema è stato affrontato tempestivamente attraverso alcune misure del PSR, e una in particolare che è la 120, un'eccitazione fortissima che è venuta fuori dal Comitato delle Terre Ioniche e da Fabris, però devo dire anche con molta chiarezza con la condivisione di tutte le organizzazioni agricole, perché al tavolo verde nessuno ha avuto da obiettare, anzi questo ci ha incoraggiato molto, e quindi il risultato che portiamo oggi a casa, l'approvazione della stessa delibera, viene fuori da un'azione sinergica che porta, così come ha detto Gianni, al raggiungimento dell'obiettivo, perché in queste cose non c'è né colore né appartenenza né organizzazione che valga, c'è soltanto una finalità che è quella comune. Quindi la grande disponibilità mostrata è da noi ritenuta tale, perché nel corpo della delibera lo abbiamo voluto inserire, a del comitato antiusura della fondazione che dirige in maniera egregia e disinteressata, come è stato detto, Don Basilio, ci mette nelle condizioni non soltanto di salvaguardare quello che ci è possibile, perché noi parliamo oggi di 1 milione di euro, quasi fossero noccioline, parliamo sempre di 2 miliardi di vecchie lire, e quindi in un momento di grande difficoltà che stiamo vivendo non è stata una cosa semplice. Comunque, proprio per il fatto che i beneficiari ricadranno in un'area cosiddetta del cratere molto limitata, io ritengo che siano più che sufficienti, almeno per dare un segnale di ristoro e soprattutto un segnale di speranza sul fatto che le istituzioni non sono sempre distratte, che laddove sollecitate si adoperano. E io di questo posso essere contenta. È ovvio che il risultato finale non è quello della delibera, è quello della fase finale, vale a dire quando le pratiche saranno state istruite, quando i fondi saranno stati erogati. E da parte mia colgo anche il sollecito che viene da questo tavolo, ci sarà tutto l'impegno affinché un numero considerevole di funzionari si adoperi alla primavera, affinché in tempi brevissimi si passi dall'istruttore delle domande all'erogazione dei fondi.